sicuro un gran successore. Inchino com'è? Presentatevi così. Con lo sketch. Vabbè, non l'hanno fatto farlo, vai. Signore, signori, buonasera, benvenuti al nostro spettacolo, saggio del nostro laboratorio pratico di teatro. E questa sera vedrete Rifiutati, un atto unico scritto da Ottavio Romano. Lo pigliavano, mi mettevano fuori al balcone insieme agli altri tappeti e mi riempivano di paccheri. Buone paccheri, soprattutto quante fredda pomarolo frisco. Tenne una cosa buona. Sti cosi in buoni, ma non mai convinto. Ma no, lei dice un altro pacchero, quello che fa male. Oppure certo pacchero capo, ma loro fanno male. Se te mangia se si mettono sullo stomaco. Ma no, lei dice gli schiaffi, che sono altra cosa. Oh, come è stato bello stamattina. Ma sapete leggere? Sai leggere, e leggi tu. Io sì che so leggere. Io sono stata in tante scuole, teatri. Comunque la frase è chiara. Ma che rifiuti siete? Papà chiamano munnezze e vi offendete. Sta scritto, stando al fatto che tutto si può trasformare, anche i rifiuti potranno trasformarsi. Questa cosa si chiama riciclaggio e già avviene in tante parti del mondo. Quindi ogni rifiuto ha una categoria ed in quella poi si vedrà come tornare utile alla società. Sta scritta così bello. Io sono stata sempre abituata a stare in mezzo agli altri rifiuti. No, da sola non ci vado. E poi va bene la plastica, ma i metalli? Chi sono questi metalli? Che conosci? Ma come metalli? E chi sono sti metalli? Fossa buatta, latti! Oe, io sono un mazzone di sigarette e me ne vando. Giusto, comportiamoci da signori rifiuti. Tu lo sai che mi stai proprio antipatico. Io ti sto antipatica. Stai sempre un mezzo, ti me la suavi in dei rifiuti tossico. Vieni, bello! Ma no, leggete bene, stanno ancora costruendo il parco indifferenziato. Perché la gente sta ancora mo e non hanno capito in tali indifferenziate comunezza ma butta. Perciò il parco ancora non ci sta. I parchi sono questi quattro e poi ci sta l'isola. Fatta qua! Una volta tanto ve lo parlerò. Una volta tanto ve lo parlerò. Pur se in una supporto, se il sonarello non vuole lasciare questo parco, non lo lascerò nemmeno io. O si deve perdere il nome di Ciribuzzo. Se solo di carta. Quindi anche tu e il tuo palco saresti venuti a prenderci? Quindi non sono un rifiuto tossico. Allora, di nuovo no, vuoi venire con noi? No, tanto non costruirà nessuno su questo parco. Avete visto Rifiutati. Un atto unico. Una storia scritta da Ottavio Buonomo. E stati per molti una primissima volta. Con tutti noi con nomi un po' strani. Ha fatto capire di quanto un rifiuto può avere valore. In questa nostra società, un po' superficiale e che può migliorare. Ma che abbiamo raccontato divertendoci un po'. Abbiamo provato, ci siamo divertiti, abbiamo capito il teatro. Grazie, Manuela, questo mese comunque lei ha sentito le prove, ha visto quello che abbiamo fatto, ci siamo divertiti. Che di scena! Ma anche esperienza, camerini in disordine, fondali e pensieri, amori e misteri, teatro come voglia di amare e come strada da percorrere per poter imparare. Una cosa che può capitare solo in teatro! Attivo. Sentite, io sto benissimo con il mio fidanzato e non mi devo convincere di nulla. E state tutti un po' zitti, altrimenti mi metto a urlare. Non risolverà nulla. L'ho detto io. Per cortesia, non urlate. Sono facilmente impressionata e spesso mi gira tutto quando sento le persone urlare. E comincio a sudare, a stare nervosa. Dice si panico, ne soffrono molti. E chi soffre di più d'ansia? Le donne. Lo davo per certo. È una questione di sensibilità che lei non ha. Sono sensibile invece. Infatti lei mi fa senso. Rinchiusi! Ma non ci penso minimamente. Qui, con quattro donne ed un ragazzino sapientone. Meglio il ragazzino sapientone con le quattro donne, vero? Ma non puoi avere tutto dalla vita.
Io mi chiamo Giovanna e lavoro in questo centro. L'avevamo capito, io non so se l'avete capito, ma sono una psicologa. Incredibile, a dirsi. Mi sono già presentata, il mio nome è Giada, un nome così delicato. Io sono Rosa, di Rezzi. E insegno inglese, questo l'avevamo capito. Io sono Rita, una studentessa. Che però oggi non è andata a scuola per vedersi con un ragazzo, vero? Ma ti posso capire, sono una professoressa, ma sono stata anch'io ragazza. Non me lo faccio immaginare. Sì, ci guardammo. Vi siete guardati? Sì, ci guardammo. Due persone che si guardano, dov'è la cosa eccezionale? Ci guardammo, dicevo, per un minuto. Solo? Poi parlò. Ah, parlò. Mentre qui c'è qualcuno che non dovrebbe parlare invece. Ma ti stai zitto e fa parlare Rosa. Sentiamo. Parlo, ma non per lei, chiaro? Parli. Parla Rosa. Dunque, ci guardammo, poi parlò e mi disse: anche tu sei di questa scuola? Ma per forza, stavate nella sala professori, insieme. Ma che domande? Ma ti stai zitto e pensa a te. Certo che penso a me. Penso a come uscire da qui. Un ragazzo serio, e anch'io ero una ragazza seria. Poi, dopo 7 anni di fidanzamento, ci siamo sposati. Si dice sempre la crisi del 7° anno, e invece... L'ha sposato lei proprio perché era in crisi, altrimenti non l'avrebbe fatto. Ma che ne sa lei che non è mai stato sposato? Io? Certo che sì. No, lo direi, perché io sono una persona sincera. Su questo non c'erano dubbi, lei pensa sempre quello che dice. Dice ciò che pensa ed è questo il suo problema. Allora con chi è stato sposato? Anche la curiosità della ragazzina. Se lo vuole dire bene, se no che se ne importa. Ma non la tratti così. Come si vede che lei non è genitore? Io? Certo che sì. Sorpresa! Signora psicologa, ringrazio il centro che vi ha fatto incontrare. Questo sarà il suo miglior cliente. Il mio amore è diverso. Anche noi vogliamo sposarci. Certo, non subito. Il mio fidanzato non lavora. Mica è l'unico. Se guardo un ragazzo che amo, gli dico ti amo. E cosa gli vuoi dire? Ti amo. A me? No, al ragazzo. Si stanno confondendo tra di loro. Abbiamo sentito le voci, ma con chi sta? Con una psicologa, con una studentessa, con uno studente, con una commessa e con uno che odia le donne. Uai, come vanno accucciato la partita? Pensi all'amore che ha vissuto lei. E me lo chiama amore quello. Appunto. Quindi? Rosa, lascia stare. Entrati, chi per una cosa, chi per un'altra, e siamo rimasti con la porta bloccata. Ma parla bene sta signorina. Sono una psicologa, sociologa, tuttologa. E non ci capite niente, ma scusate, ma quanto tempo è stato accaduto? Da un'oretta. Ma chi su, aiuto vostro, figlio vostro? Non ho figli. Ah, andate figli. Sul ragazzino chi è, scusate? Non lo so. Non sapete. E non ho capito, ma come ci siete finiti qua dentro, chiusi? Ma ve l'ha detto prima, siamo entrati, la porta si è chiusa e siamo rimasti qui finché non è venuto lei ad aprirci. Ma non ho capito. Voi che siete un uomo e da quello che pensate siete l'unico uomo qua dentro non avete fatto niente. Io potevo fare, la porta era chiusa. Ma quando mai la porta non era chiusa, la porta era aperta. Chiusa? No. Basta che si tirava un poco con un poco di forza e si apriva. Comunque va, poi andiamo da quella parte, usciamo. Beh, non ho capito, scusa, tuo figlio vostro come ha fatto a sciaccatina? Non c'è entrato, infatti, parlavamo dalla finestra. Scusa, lo potevo chiamare al telefono. E non lo sai che i cellulari non prendono? Ah, giusto. Ma voi asci, mi ammaccaia, prego, prego, seguitemi la porta sul retro. E comunque, a salvarci è stato un uomo, non una donna, ma giusto per dire. Il teatro è tutto ciò che noi vogliamo fare e se siamo stati bravi... Un applauso, ce lo fate! Questa sera volevamo ringraziare una grande persona, il nostro maestro Ottavio Buonomo, che per quasi un anno ci ha sopportati e sostenuti su qualunque cosa. Per questo motivo noi volevamo ringraziarlo per tutti i momenti stupendi che abbiamo passato con lui, tra risate, barzellette, battute e qualche volta anche qualche sgridata. Ma a volte... Sappiamo che a volte non te lo riusciamo a dimostrare, però ti vogliamo un bene immenso. E per finire, grazie a un grande uomo come lui abbiamo passato un anno spettacolare. Grazie a te. Grazie.